E alla fine l'hanno presa tutti nel culo. Ora darebbero il culo per farmi pubblicare quel mixtape. Belli. A casa. Tutti a casa. Quindi, raga, fanculo, ce la dovete fare da soli. Questa è la verità. Non sarà mai il featuring con quello o l'aiuto di quell'altro. Perché, capito? Tu puoi fare anche il pezzo con Sfera e Basta, ma se fai cagare, fai cagare, fra. Non è che... non so come dire. Cioè, la gente ti può dare attenzione al primo momento, no? Perché magari dice, ah, ho fatto il pezzo con Sfera, vado a vedere chi è. Ma se poi comunque non hai nulla di interessante, tu personalmente, rimarrai con qualche fan di Sfera che ti segue così giusto per scrupolo, o di... dico di Sfera perché sto parlando di me, però comunque ci sia, sia, capito? Non cercate di fare fama sfruttando la fama di qualcun altro, createvela da soli, è la cosa migliore. All'inizio mi ricordo, raga, che faccio pure Instagram, dove fare il cazzo che vuoi. Minchia, raga, ormai veramente noi non abbiamo bisogno di un cazzo di nessuno, la verità è questa. Cioè, avere il pezzo in radio, raga, è figo, ma non è indispensabile. Capite cosa voglio dire? Perché il mio pezzo in radio, il mio pezzo più di successo, non lo so, vogliamo dire Tran Tran Cupido, passava in radio, ma non passava in alta rotazione come passa, che cazzo ne so, capito, come passano le canzoni quelle pop, cioè, che, capito, passano 10 volte al giorno. Eppure, nonostante questo, il singolo è a 4 platini, il mio disco è il più venduto d'Italia. Raga, non abbiamo bisogno di niente, noi siamo la pubblicità più grossa che possiamo farci da soli. Quindi fanculo, cioè la verità è che non ci sono regole, non ci sono proprio regole, voi potete fare quel cazzo che volete ormai. Ovvio che alla base di tutto, raga, ci deve essere della buona musica, perché quello che mi capita di vedere è che comunque è vero, ormai essendoci Instagram, essendoci YouTube, sì, capito, la gente si sofferma molto di più su creare un personaggio piuttosto che su creare delle canzoni. E voglio dire, tu puoi avere tutte le maglie di Gucci che vuoi, puoi avere fra i capelli tinti, tatuaggi in faccia, puoi avere quel cazzo che è, però fra, la verità è che ce li abbiamo tutti, capisci? Quindi non è quello a farti fare la differenza la fai con la musica. Quando la tua musica riesce a parlare per te, il tuo personaggio poi cresce di conseguenza, capito? Quello che noto è che adesso la gente, appunto, si concentra prima su alcune cose che non sono fondamentali. Cioè, voglio dire, raga, io vedo rapper che al primo video già hanno il Rolex, già hanno la collana, già hanno la maglia di Gucci, gli occhiali, così, la scarpa di Off-White, quello, quell'altro. Raga, io quando ho fatto il mio primo video non avevo un cazzo, il Rolex me lo sono comprato 2 anni fa, dopo 2 anni di carriera. Voglio dire, non date importanza a certe robe che non contano un cazzo, perché tu ti compri un Rolex al primo anno di carriera e poi tra un anno, quando devi andarlo a vendere perché non c'è più un euro, ti gira il cazzo, fidati, fratello, fidati. Questo è come la penso. Quindi, raga, il succo della situazione è, adesso senza voler fare troppo la morale, perché poi detta come va detta non me ne frega un cazzo, io penso al mio, finché vado bene io. Tutto a posto. È tutto a posto, tutto ok, oleo. Detto questo, raga, se avete la passione del rap, se avete, anzi, ma non del rap, se avete una passione in generale, se avete un sogno, non ci sono cazzi, vi dovete sbattere, dovete... Io mi ricordo quando ero ragazzino che dovevo prendere i mezzi, andare alla jam, andare a fare freestyle là, andare a beccare il rapper di lì, andare nello studio di quello che abitava in culo al mondo, ma ci dovevo andare io perché se volevo registrare era così. Mi ricordo le prime basi, quando avevo 15 anni ho dovuto pagare le basi, raga, pagavo le basi 20 euro a base, cioè rendiamoci conto. Eppure, nonostante tutto, alla fine le cose sono cambiate. E questo è quanto. Bisogna non demordere, anche se molte volte è difficile. Capito? Perché tutti... Infatti, mo vedo anche, sai cosa, molti genitori, zio, che come sanno che il figlio è rap, iniziano a fare tutte quelle pressioni che magari non facevano con il calcio, no? È vero, un po' sì, perché adesso c'è proprio quella... Quelli che mi fanno tipo, mio figlio fa musica, tu devi darmi un consiglio, perché solo tu... È vero. Se tu... E uno mi ha detto anche... Dimmi se farlo andare avanti o farlo smettere, cosa stai dicendo? No, infatti adesso, cioè, da una parte è meglio che i genitori, capito, siano tra virgolette fan di quello che fanno i figli, però non è... come è sempre stato abbastanza nel rap, comunque... Sì, che la mamma tipo un po' non voleva, capito? Sì, è vero, cioè, comunque aveva il suo fascino anche questo, ha ragione Dref. Cioè, il fatto che, capito,
Cioè, ti supportino, ma un po' sia, capito, una cosa che non vuoi far troppo sapere all'inizio, alla... fa la sua parte anche questa cosa. Poi ovvio che comunque i genitori che stanno dalla tua parte sono fondamentali, fondamentali. Cioè, mi immagino come se fossimo stati 10-15 anni fa, porca puttana. Cioè, comunque molti di noi manco avrebbero avuto la possibilità di dire vabbè, mi dedico a fare il rap piuttosto che andare in studio, cioè avremmo dovuto comunque concentrarci su altre robe. Cioè, ci è andato anche abbastanza di culo comunque per la generazione in cui siamo nati. Quelli più giovani ancora meglio, raga. Madonna, sì. Direi che, porca puttana, adesso è veramente il periodo d'oro. Secondo me, raga, registrate questa roba mentre la dico, così poi quando si avvererà potete ripostarlo. Secondo me, tempo 5 anni, 5-6 anni, comunque meno di 10 anni, e usciranno rapper italiani che faranno singoli mondiali, proprio tipo alla Bad Bunny, capito? Cioè che esce il singolo in italiano e nonostante non sia la lingua più parlata globalmente, diventa comunque una delle hit più ascoltate al mondo. Cioè il rap italiano sta crescendo veramente di brutto. Potrebbe essere. Anche, cioè io comunque faccio caso anche al fatto tipo di... Cioè, oltre che musicalmente, che tu, uno poi, vabbè, lì su un gusto, uno può piacere o meno, un sound piuttosto che un altro, però a livello proprio di numeri, guarda che fra, Madonna, porca puttana, cioè, alcuni di noi proprio, cioè, toccano delle cose, toccano comunque dei numeri che sono quasi, capito, paragonabili agli americani. Cioè, in Europa gli altri, a parte qualche rapper inglese che ha fatto magari qualche hit internazionale, tutti gli altri ci succhiano il cazzo, in questo momento. Eppure fino a 2 anni fa non era così. Anzi, cioè fino a 2 anni fa eravamo minchia la ruota di scorta del mondo. Porca troia. E un'altra cosa che vorrei dire, raga. Ma ce l'hai tu? Ce l'ho io. Io lo so che c'è qualcuno che fa i dissing. Tutti lo sanno. Però tira sul finestrino. Però la verità e questa è che fra, come ho detto nella canzone, cioè io se mi metto a rispondere a un solo dissing faccio famoso il cristiano, e quindi dico ma perché cazzo devo far famoso uno che pretende di diventare famoso venendomi contro? Ma vai a fare in culo. La verità è che tanto poi tutti questi qua, e anche questo raga registratelo, se voi prendete uno di quei rapper che mi ha fatto un dissing, se io adesso gli scrivo e gli dico fra vorrei fare una canzone con te, il tipo sviene per un quarto d'ora. Per un quarto d'ora sviene. Tutti questi che fanno i fighi, raga, poche chiacchiere, i fatti parlano. Quindi se non fai fatti, stai zitto. Questa è la verità, questa è l'unica verità. Facile fare il dissing, bro, e grattarti quei 4 like di quegli altri 4 mongoloidi. Oh, se no, cosa voglio dire che, raga, ho visto che su Instagram è arrivato tutto il pubblico di Facebook. Frate, quell'hating orrendo, bro. Quell'hating orrendo, basta andare a vedere sotto i post di sto magazine, zio. Cioè, raga, è una roba orrenda, raga. Quella gente lì poteva rimanere su Facebook, onestamente. Facebook Eccolo. È morto definitivamente. Eccolo. Un night skin di selvaggio. Allora, Veneto. Vabbè, raga, la mia diretta l'ho fatta, le mie cazzate le ho dette, le mie cose intelligenti pure. Chi doveva capire ha capito.